è l'evoluzione per quanto riguarda il discorso dell'applicazione sui complementi d'arredi e sugli arredi dell'intelligenza artificiale. Tradizionalmente chiamiamo un complemento d'arredo divano. Noi l'abbiamo trasformato in qualcosa di molto più importante per la qualità degli esseri umani, per migliorare la qualità della vita, e l'abbiamo chiamato seduto Simar. Appoggiando il braccio destro sul bracciolo avremo un check-up completo della nostra salute. Noi stiamo sviluppando casa Simar Group 2030, ma non aspetteremo il 2030, la faremo nel 2024, cioè a fine dicembre. Porteremo l'intelligenza artificiale in tutti i complementi e in tutti gli arredi. Oggi pomeriggio viene presentato un concetto pressoché rivoluzionario, che è quello della seduta smart, della seduta intelligente, che noi abbiamo sviluppato come Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione della Federico II in collaborazione con il gruppo Simar. Perché questo è un concetto rivoluzionario? Perché si può rendere una seduta interattiva con l'utente. Quindi non solo l'intelligenza artificiale, che consente degli algoritmi di elaborare dei dati in tempo reale vitali della persona, ma anche la possibilità di creare, per esempio, un massaggio. Quindi in effetti diventa una tecnologia che quasi si indossa. Si parla tanto di intelligenza artificiale di tipo generativo, e allora la scommessa è quella, per esempio, di integrare ChatGPT, che sta rivoluzionando le nostre vite, affinché possa diventare un ActGPT. Quindi non più dei gruppi di utente con esigenze comuni, ma in maniera proattiva la singola persona, il singolo utente, che può avere una tecnologia assolutamente interattiva. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato mentale e fisico di benessere. È un concetto nuovo, dinamico di salute, in cui la salute non è semplicemente assenza di malattia. La seduta intelligente diventa uno strumento che fa salute, che fa soprattutto prevenzione. È uno strumento che in qualche modo riesce a registrare una cartella digitale della persona, che fotografa lo stato di salute della persona stessa, e può fornire strumenti utili anche al sistema sanitario per intervenire, per mantenere lo stato di salute della persona ed eventualmente, qualora necessario, anche recuperarlo.